Signori, Anime News, siamo tornati. E sì, vi ricordo subito di iscrivervi, soprattutto perché abbiamo perso settimane di video per i vari impegni, fiere a cui ho partecipato. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, ci mettete due cazzo di secondi. Siamo a road to 100.000 iscritti, 100.000 iscritti ci saranno diversi speciali. E poi rimanete aggiornati su tutti i video. Inoltre, poi, ovviamente, vi ricordo che il video sia diviso, come al solito, in capitoli. Ma vi consiglio la visione totale per rimanere aggiornati su più titoli. E nulla, direi che possiamo iniziare. Iniziamo con un qualcosa che negli ultimi giorni mi avete chiesto in tantissimi, ovvero il doppiaggio italiano della quinta stagione di My Hero Academia. Evidentemente lo stavate ardentemente aspettando. Tramite il palinsesto di Publitalia veniamo a conoscenza del fatto che la quinta stagione di My Hero Academia verrà trasmessa con nuovi episodi su Italia 2 proprio quest'estate. Per ora abbiamo una programmazione provvisoria che vedrà trasmessi gli episodi il mercoledì dalle 21.10 alle 23.10 e il giovedì in replica dalle 23.10 all'una circa. Tra l'altro così copre a mio avviso completamente due fasce ottime in cui la stragrande maggioranza degli spettatori in estate potranno vedere la serie. Voi, signori miei, aspettavate il doppiaggio italiano della quinta stagione di My Hero Academia? Annunciato l'adattamento animato del sequel di Shaman King, che sì, tecnicamente una next gen, ma metto subito i puntini sulle i. Il manga è molto piacevole, a differenza di altri. Spero solo che l'adattamento animato non me lo vada a distruggere in qualche modo, rendendo il prototipo di next gen che tutti negli ultimi anni bene o male odiamo. Comunque è stato rilasciato un breve spot che trovate in descrizione e anche chiaramente la visual nuovissima che state vedendo a schermo, in cui tra l'altro fatemelo dire, io da adulto è un gran figo. Te prego, diventa mio marito. Detto questo, rimaniamo in attesa e speriamo. Ha annunciato un nuovo capitolo speciale per il manga di The Quintessential Quintuplets. Ho lasciato Chizuru dietro oggi. Cazzo. Tramite il sito ufficiale veniamo infatti a sapere che verrà rilasciato appunto un capitolo extra del manga disegnato da Aruba, ovvero il 122+1, per festeggiare l'uscita del film conclusivo dell'adattamento animato. Sappiamo anche tra l'altro che cosa conterrà e sono sicuro che farà felice molti di voi. Si tratterà infatti di un epilogo ambientato dopo la storia che tutti abbiamo conosciuto con il manga. Questi eventi sono davvero fighissimi, chiaramente sono esclusivi per il Giappone. Tra l'altro ragazzi, il capitolo sarà incluso nel volume 14.5 che verrà dato in omaggio a tutti coloro che prenderanno il biglietto per vedere in sala il film. Speriamo che qualcosa di simile prima o poi arrivi anche da noi. Probabilmente poi, ma speriamo arrivi. Il nuovo film di Sailor Moon, che prenderà il nome di Sailor Moon Cosmos, uscirà in Giappone durante l'estate del 2023. Non solo, signori, abbiamo anche un primo trailer e una primissima key visual. E niente ragazzi, come al solito vedere Usagi e in generale tutto l'universo di Sailor Moon con una grafica aggiornata ai tempi moderni fa veramente battere il cuore, che sia con questo adattamento o con quelli passati. Comunque, per inciso, il film sarà diviso in due parti e adatterà la parte finale dell'omonima amatissima opera cartacea. Prontissimo a vederlo non appena arriverà da noi, davvero prontissimo. Proprio durante questo mese di maggio arriverà su Amazon Prime Video la seconda stagione di Haikyuu doppiata in italiano. E dai, in realtà non vi tengo sulle spine, arriverà più precisamente tra una decina di giorni, l'11 maggio. Il doppiaggio, come al solito, sarà curato da Yamato Video. State seguendo, signori miei, Haikyuu doppiato in italiano, oppure state seguendo la nuova edizione del manga, che in realtà è quella classica in wide edition per la Gazzetta? Qualunque sia la risposta, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando. Il Blu-ray italiano di Fire Force arriverà a giugno. Serie apprezzata da tantissimi e che in tantissimi hanno visto durante la trasmissione su Italia 2 in italiano, per l'appunto. Anche in questo caso, il doppiaggio è curato da Yamato Video. Il prezzo sarà indicativamente di 60 euro e avrà al suo interno una maxi card numerata, tiratura limitata e due booklet esclusivi da 32 e 36 pagine. Al loro interno potremo trovare disegni preparatori originali, illustrazioni dei personaggi e dei fondali e tutte le sinossi. Insomma, un'edizione assolutamente imperdibile per tutti gli amanti di questo anime. Anime che per inciso mi piace particolarmente, soprattutto per il lato tecnico di questa produzione. Probabilmente prenderò il Blu-ray. È stato rilasciato un nuovo piccolo trailer per Inoue, opera di Yuasa e Matsumoto che non vedo assolutamente l'ora di vedere. Amo i due davvero alla follia, non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Comunque, in realtà, ragazzi, vi consiglio di recuperare tutto quello uscito a livello di informazioni, di trailer, in realtà per ora su Inoue. Merita davvero incredibilmente già solo dai trailer, ve lo posso garantire. Uscirà il 28 maggio in Giappone e spero davvero presto
anche da noi. Sì, insomma, si prospetta un titolo dai grossissimi testicoli, veramente enormi. Notizia simpatica su Demon Slayer. La società Daichi Kosho ha stilato una classifica delle canzoni a tema anime più richieste al loro servizio di karaoke on demand. Tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2022 la canzone tratta da un anime che si è piazzata nel posto più alto è stata chiaramente Zankyo di Demon Slayer, cantata dall'amatissima Eimer. Sinceramente ragazzi, la canzone è amatissima a livelli incredibili anche da noi. Non mi fa strano il fatto che in Giappone abbia vinto la classifica del karaoke on demand. Thank you for the win. È stato rilasciato un nuovo video promozionale per la quarta stagione di Data Live, nonostante sia in corso, in quanto effettivamente mette sotto gli occhi l'arco in arrivo riguardante Mokuro. Muguro, mesa, non seguo Data Live. Comunque, in questo trailer, ovviamente, possiamo vedere tale personaggio. Come tutti i trailer e i video citati in Anime News, lo trovate sotto in descrizione. Rimaniamo in tema doppiaggio con l'attesissima e apprezzatissima notizia riguardante l'annuncio e l'arrivo degli anime doppiati sulla piattaforma di Crunchyroll. Piccolo aneddoto simpatico, avrei potuto sapere questa notizia in anteprima qualche ora prima del rilascio al Comic Con, ma niente, il mio cellulare non prendeva per nulla e mi sono completamente perso una mail di Alessandro di Crunchyroll. Ma tornando a noi, signori miei, appunto al Comic Con, Crunchyroll ha annunciato l'arrivo di anime doppiati sulla piattaforma e tra l'altro partendo da tre anime amatissimi, soprattutto nell'ultimo periodo. L'amatissimo My Dress Up Darling, e quindi fondamentalmente avrete una nuovissima scusa per guardare nuovamente Marin. Osama Ranking, serie amatissima, è divenuta una delle mie preferite in generale, una delle preferite della community fin da subito. E The Rising of the Shield Hero, isekai decisamente apprezzato tra gli amanti del genere. Dunque, con tre scelte a mio avviso pienamente azzeccate per iniziare, iniziano così una nuova wave di doppiaggi italiani che sicuramente nel tempo verrà arricchita da tanti nuovi titoli. Sono super felice di questa notizia, in tantissimi stavamo aspettando questo momento. Godiamocelo. Che dire ragazzi, è lunedì, ma questa sera non so che cabbo faremo in live, però vi aspetto, mi raccomando, alle 21 sicuramente qualcosa di incredibile, pazzesco, assurdo facciamo. Primo link in descrizione, questo è il nome, non mancate, cazzo, io, bella, va, aspetta. Ah, signori, il manga di Black Clover andrà in pausa per ben tre mesi. Dopo il capitolo uscito la scorsa settimana su Weekly Shonen Jump, Black Clover infatti andrà ufficialmente in pausa per un periodo di tre mesi. Questo tempo servirà all'autore Tabata per creare al meglio l'arco narrativo finale. Quindi sì, leggendola in un altro modo, fondamentalmente anche Black Clover è entrato nella sua parte finale. È stato rilasciato anche un messaggio firmato dalla redazione di Jump e Tabata in persona. Fondamentalmente al suo interno viene spiegato il motivo della pausa, che come vi ho detto è per l'appunto per creare al meglio l'arco narrativo finale. All'interno del messaggio in più vengono anche giustamente ringraziati i lettori per il costante supporto. Viene inoltre detto che i tre mesi siano approssimativi e che la data esatta verrà rilasciata prossimamente. Sono felice che sia stata presa questa scelta. Non è mai a mio avviso un problema aspettare del tempo, chiaramente nei limiti della decenza, senza fare cita a nessuno, lo giuro, ho ucciso il microfono nel mentre, per scrivere al meglio un finale o comunque un nuovo arco narrativo. È un qualcosa anzi che apprezzo molto. Spero proprio quindi che Clover soddisferà tutte le aspettative dei fan nel suo arco narrativo finale e tra l'altro rispecchierà un pochino quelle che sono le aspettative del suo nome. Signori, il video giunge al termine, spero come al solito che vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e ad iscrivervi se ancora non lo siete. Noi ci vediamo questa sera in live, un saluto da Tia.